Questo programma è offerto da BCC di Napoli, la banca dei napoletani. Formazione SRL, via Domenico Morelli 49, Napoli. Sette persone sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata in provincia di Napoli nel corso di un'operazione scattata all'alba nel napoletano. Sono accusati di aver fatto parte di un gruppo che aveva lo scopo di compiere furti in bar e tabaccheria a Pompei, Gragnano e Castellammare di Stabia e di detenzione di sostanza stupefacente, in particolare piante di marijuana, come si vede dalle immagini girate dai stessi carabinieri ed armi. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e domiciliare emessa dal GIP su richiesta della locale Procura della Repubblica al termine di indagini condotte dagli stessi. Sempre i carabinieri, ma del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, con i colleghi del ROS hanno arrestato un uomo ricercato da oltre un anno per una condanna a 13 anni di reclusione. Giuseppe Macor, 68enne, ritenuto elemento di spicco del clan di Camorra dei Misso, è stato arrestato dai carabinieri in un blitz scattato a Secondigliano alla periferia di Napoli. Macor è stato condannato per aver diretto e promosso un traffico internazionale di sostanze stupefacenti insieme ad altri 60 indagati. Sono tre le bande del falso sgominate dai finanzieri di Napoli, che hanno arrestato 34 persone ed effettuato sequestri per 7 milioni di euro. Le bande avevano messo in piedi due canali di approvvigionamento che si distinguevano tra loro per la qualità con la quale venivano realizzati i prodotti da commercializzare in Italia. Dalla Cina trasferivano calzature, scarpe e accessori con i marchi falsi di Note e Griff destinati ai clienti meno esigenti. Dalla Turchia invece giungevano i prodotti da vendere a chi pretendeva capi molto più simili agli originali, che però avevano un costo maggiore. Oltre ai 34 arresti, i finanzieri hanno notificato a due persone altrettanti obblighi di presentazione. L'operazione di oggi è una costola di quella che lo scorso 17 gennaio ha fatto luce su una filiera del falso gestita dal clan di Camorra dei Mazzarella tra Napoli e provincia. Le tre organizzazioni, due con ramificazioni nel Lazio, Piemonte, Toscana e Liguria e una più strutturata nell'est europeo, erano gestite da Vincenzo Barone, Vincenzo Rotondo e da due cittadini cinesi, Higman Chen e Changyang Jin. Alle tre bande del falso si è giunta intercettando, nell'ambito delle indagini che hanno portato all'operazione dello scorso 17 gennaio, circa 120 utenze telefoniche, sia italiane che estere. Non solo spacca Napoli e le sue chiese, ma anche Porta Capuana e numerose strutture del centro storico di Napoli godranno dei fondi del grande progetto Centro Storico. 100 milioni di fondi, 75 dalla Regione Campania, con la condivisione da parte della Commissione Europea, 30 investiti solamente nel riassetto urbano. Una interazione tra Comune, Palazzo Santa Lucia e Soprintendenza ai Beni Culturali, che potrebbe vedere altri investimenti nell'ambito del Piano di Sviluppo Europeo 2014-2020. Tra speranze, prospettive e disillusioni, le opinioni dei cittadini. È una buona pensata, sinceramente si potrebbe fare, perché tanto il quartiere comunque è andato a finire un attimino quando hanno trasportato al centro direzionale, quindi l'idea è buona. Speriamo che sia vero e arrivano questi soldi. E perché non ci credete? Boh, diffidente, su questi soldi non arrivano mai, dicono sempre che promettono e non arrivano mai niente qua per aggiustare la situazione. È una zona molto degradata qua, il centro storico di Napoli fa pena. Sicuramente penso che l'Unione Europea faccia bene a investire nel centro storico di Napoli, perché il turismo è una risorsa importante, quindi ci potrebbero essere delle prospettive per noi giovani in futuro. La crisi ha colpito anche la storica pizzeria Brandi di Chiaia, il cui fondatore ha inventato l'alimento tra i più diffusi al mondo. A causa dell'aumento dei fitti e dei costi delle utenze, il proprietario del ristorante si trova nella condizione di dover chiudere. Per limitare i danni e le spese, nel frattempo ha deciso per ora di chiudere solo a orario di pranzo. Apertura quindi alle 18.30 per la cena, ma i riflessi sull'economia del quartiere già si fanno sentire. Solo che mi dispiace perché si è degradato tutto il vicolo, chiudendo il pomeriggio, Brandi. Sì, anch'io perdo, che a volte lavoro proprio con i turisti. Che è una pizzeria antichissima, a vedere queste cose fa male. È soltanto che le tasse ne sono troppe e giustamente i titolari non riescono a contenere più le spese.
tempo di bilancio dopo un anno di attività è quello che ha fatto la Pizzeria dell'Impossibile, scuola pratica dell'Associazione Scugnizzi di Napoli e della catena di ristorazione Fratelli La Bufala, che ha permesso la creazione di una scuola interna all'Istituto Penitenziario Minorile di Nisida e della vera e propria pizzeria nel dormitorio di Via De Blasis, che offre corsi gratuiti a giovani dei 16 ai 21 anni. La celebrazione non poteva che essere svolta dando la priorità al lavoro dei ragazzi con gli ingredienti e il forno, festeggiando i risultati più che positivi, come ha ricordato il presidente dell'Associazione Scugnizzi, Antonio Franco. Il bilancio è più che positivo perché in un anno la Pizzeria dell'Impossibile ha sfornato e regalato ai meno fortunati quasi 11.000 pizze. Poi abbiamo formato tra Nisida e questa struttura, abbiamo formato una sessantina di ragazzi, tra cui su una sessantina di ragazzi sia dell'area penale non 8 ragazzi hanno trovato occupazione. Quindi noi guardiamo un bilancio più che positivo dopo un anno di attività. Incentivi alle imprese, nuovi strumenti per lo sviluppo del territorio. Questo è il titolo del forum organizzato a Napoli questa mattina dall'Ordine dei Dottori Commercialisti. Nel corso del convegno si è parlato di progetti in cantiere per aiutare le imprese del territorio, tra questi il bando per la creazione delle zone franche urbane, come spiega il consigliere dell'Ordine Emanuele Carandente. Abbiamo il 7 febbraio parte il bando sulle zone franche urbane. Napoli è particolarmente interessato perché abbiamo l'area di San Giovanni che è stata identificata come zona urbana. Poi il 27 febbraio parte il bando sulla sostituzione di macchinari, quindi il cosiddetto decreto macchinari, appunto per dare la possibilità alle aziende di procedere ad avere dei sovvenzionamenti per la sostituzione di macchinari tecnologicamente più avanzati. Al forum è intervenuto Fulvio Martuscello, assessore alle attività produttive della Regione Campania, che ha fornito tempi e modalità dell'avvio degli incentivi alle industrie. 21 febbraio, pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, 150 milioni di euro per interventi nelle aree di crisi della Campania, 45 giorni di tempo per fare le domande, 90 giorni di tempo per valutare le domande. Per fine luglio conosceremo i nomi degli imprenditori che avranno l'onere di assumere i lavoratori che godono di ammortizzatori sociali e quindi saranno reinseriti nel mercato del lavoro. Niente più rappresentanti di partito a dirigere società partecipate e mai più accordi con la maggioranza che sostiene il presidente della Regione Campania Stefano Caldoro. Michele Grimaldi, che il 16 febbraio sfiderà Guglielmo Vaccaro e Assunta Tartaglione per la guida del PD regionale, ha già le idee chiare in caso di vittoria. Non far commettere al principale partito di centrosinistra gli errori del passato. Allora, noi partiamo da 4 proposte immediate: l'abolizione dei doppi incarichi, l'incompatibilità tra gli incarichi politici e le nomine di natura politica nei consigli di amministrazione, l'equiparamento dell'indennità dei consiglieri regionali a quelli dei sindaci delle città capoluogo di provincia e l'abolizione dei rimborsi elettorali per i gruppi consiliari. Crediamo che siano 4 esempi di come noi possiamo dare un segnale concreto di abbattimento dei costi della politica. Il candidato ha incontrato la stampa questa mattina nel corso di una conferenza durante cui ha annunciato anche una serie di incontri con gli avversari in tutte le province della Campania. Ne abbiamo fissati uno il 7 e uno il 10, ma per quanto mi riguarda ne dovremmo fare uno in ogni provincia organizzato da ogni partito democratico della provincia, perché noi abbiamo bisogno di una discussione vera sulle idee per fare percepire ai cittadini che questo non è uno scontro di potere, è una battaglia sulle idee che siano utili ai cittadini e per questo dobbiamo moltiplicare le occasioni di incontro. La cooperazione entra in aula. Questa mattina i ragazzi del 4° e del 5° anno dell'Istituto Superiore Pontano di Napoli sono stati scelti per proseguire le attività del progetto La Cooperazione Possibile, giunta alla 4ª edizione e promossa da Confcooperative Napoli e sostenuta dalla Camera di Commercio di Napoli per incentivare la promozione economica del territorio partenopeo. L'Istituto Pontano, sorto nel 1876 per opera dei gesuiti, ha deciso di recente di assumere la forma giuridica della società cooperativa aderente a Confcooperative Napoli e come tale si è prestato volentieri a contribuire allo svolgimento delle attività di progetto.
Il percorso formativo ha preso il via questa mattina, anche grazie al volere degli insegnanti, al fine di riuscire a diffondere e trasmettere i concetti di mutualità, cooperazione e bene comune, così da offrire una possibilità di scelta agli alunni in procinto della maturità. Un momento questo molto delicato ed eventualmente vicino all'affacciarsi al mondo del lavoro, che può assumere tutt'altro aspetto se affrontato con i valori imprenditoriali cooperativi, come ci ha spiegato Marco Boenzi, direttore di Conf Cooperative Napoli. Ma oggi noi parliamo di cooperazione, dei principi e dei valori della cooperazione e nell'ambito di un'attività, di un progetto che Conf Cooperative Napoli sta realizzando insieme con la locale Camera di Commercio, proprio per favorire, divulgare e diffondere questi principi e farlo soprattutto tra i giovani. E oggi noi sì, siamo insieme con i giovani del Vissuto Pontano proprio per affrontare il principio della democrazia, il principio dell'uguaglianza, il principio della solidarietà, e cerchiamo di trasferire questi principi ai ragazzi in modo tale da favorire la nascita di autoimpiego e soprattutto la diffusione della cooperazione tra i nostri giovani. Quanti di loro questa mattina hanno espresso la volontà o comunque il desiderio in futuro da grandi di aprire una propria azienda, una propria attività? Ma guardi, un numero preciso non glielo so dire, sicuramente le posso dire che c'è grande interesse tra i giovani, c'è grande interesse perché l'istituto della cooperazione, lo strumento cooperativo, è uno strumento che mette in risalto non solo la partecipazione di tutti, ma soprattutto la democrazia e la possibilità senza grandi capitali di poter realizzare piccole realtà di impresa.